è difficile, è controintuitivo ed è importante seguire dei consigli base. Adora Cheong, l'amministratore delegato di HomeJoy, ci ha dato dei suggerimenti importanti che sono stati razionalizzati da un lavoro a Stanford, da Y Combinator. Noi li abbiamo ripresi, li abbiamo discussi, corredandoli di casi reali. Il primo è non pensare di lanciare il prodotto prima di essere diventati dei veri esperti di dominio. Esperti di dominio vuol dire conoscere i propri clienti, conoscere i propri bisogni. Adora Cheong addirittura ha lanciato un'iniziativa che fa dei servizi domestici in casa, è andata direttamente nella casa dei propri clienti a fare le pulizie per capire l'esperienza del cliente, quello che il cliente realmente vuole. Il secondo punto, sempre prima di lanciare, è avere chiaramente classificato i potenziali clienti, dividendoli in raggruppamenti per poter ragionare poi per cluster diversi, quindi segmentare i clienti e porsi l'obiettivo di studiare segmento per segmento.